Eccoci qui anche oggi per la lezione insieme online. Oggi facciamo la lezione di Pilates e utilizzeremo un pallone. E se non lo avete, magari provate con dei cuscini a sostituirlo, ma insomma un pallone si trova facilmente, magari per le prossime volte compratelo. Bene. Magari durante la lezione, per chi ha qualche dolorino al collo o alla schiena, darò delle modifiche. Quella di basket, la palla sì, è un po' dura. Esatto, non troppo alta la musica, va bene così? Ok. Semmai, se a un certo punto vedete che non mi sentite bene con la voce, se voi vi rimettete, diciamo, visibili, io capisco, mi avvicino al monitor e faccio le modifiche. Grazie, grazie mille. Bene, bene. Poi leggiamo. Andiamo ad allenarci, via. Ok. Facciamo un pochino più così. Mi piacerebbe ancora un po'. Un pochino più indietro io. Dovremmo essere, sì, ci siamo. Allora, innanzitutto, vabbè, dopo mi scrivete, abbiamo fatto la lezione sabato e com'è andata, come vi siete sentite? Avete sentito tutti i muscoletti delle gambe? Che abbiamo lavorato tantissimo con le gambe. Allora, abbiamo la palla, ma per adesso la lasciamo un momento da un lato, la utilizzeremo tra poco. E come sempre, voi lo sapete, mi piace che siamo belle calde e quindi ci dedichiamo sempre nei primi minuti della lezione a esercizi per scaldare bene la schiena, la colonna vertebrale, le anche, ok? Adesso partiamo sempre con le ginocchia piegate, quindi oggi invece vi faccio stendere le gambe senza divaricarle troppo, dovete essere comode e la cosa importante, lo dico sempre, la schiena non deve assumere questa posizione ma devo poter stare bella alta e dritta. Se proprio sono molto rigida e quindi non ci riesco, devo mettere dei cuscini sotto al sederino. Mi raccomando, questa è una cosa molto molto importante. Allora, andiamo a fare dei cerchietti con le gambe così, divaricate oggi. Inspiriamo in avanti, espiriamo indietro. A me già scrocchiamo la schiena un po'. Inspiriamo in avanti ed espiriamo indietro. Quando vado indietro ho proprio quella posizione che vi dicevo prima, che non dobbiamo avere, ma se di passaggio va benissimo, stiamo andando proprio a piano piano stimolare i nostri organi interni, a massaggiarli, massaggiare i reni. Inspira. Espira, inspira. Andiamo dall'altra parte, verso destra, in senso contrario. Le mani sulle mie ginocchia mi aiutano a fare questo movimento un po' più ampio. Aria dal naso e fuori dalla bocca. Ci tengo tanto a questa respirazione che si è fatta
nel giusto modo sia l'errore più frequente quello di buttare fuori l'aria soffiandola. E molto spesso, diciamo, un indizio ce l'ha il fatto che la bocca la teniamo a U e facciamo così, ecco. Questo non va tanto bene quando lavoriamo con queste tecniche, andiamo dall'altra parte, perché essendo che le ripetizioni sono molte, se ogni volta soffio fuori l'aria è probabile che io soffi l'aria che non ho preso, quindi si spinge sui polmoni, non è una reale espirazione, devo solo far uscire l'aria che ho, la stessa quantità che ho fatto entrare. Dall'altra parte, per finire, sempre un pochino più grandi. Ci fermiamo al centro, e creiamo spazio tra una vertebra e l'altra, abbiamo questa sensazione di crescere e espiriamo. Ancora una volta. Espiriamo. Adesso mettiamo le mani sulle spalle, sempre con le gambe un po' divaricate. Lentamente ruotiamo il busto, tenendo i gomiti belli paralleli al suolo. Inspiriamo a sinistra, espiriamo a destra. Facciamolo in maniera morbida in questo momento. Senza forzare troppo la torsione, quello che ci viene. E proviamo a chiudere gli occhi, a concentrarci solo sulla respirazione. Delicate ma assecondate il movimento, quindi come un ciondolo, come un'altalena. Cercate di non stare giù col petto, ma di stendere bene la schiena in alto. Inspiriamo al centro. Espiriamo. Le spalle le spingo proprio verso terra. Ancora una volta, inspiro. Espiro. Teniamo i gomiti in questo modo. E il gomito destro va dal bacettino, se possiamo, al ginocchio sinistro e torniamo su. La stessa cosa dalla parte opposta, inspiro, espiro. Lasciate che la schiena si arrotondi, non forzate il movimento, lasciate solo andare. Inspiriamo quando scendiamo, espiriamo salendo. Thank you.
volete ancora per qualche istante, chiudete gli occhi. Andiamo a stendere ora con la schiena bella dritta e piatta, le braccia proprio in alto, al soffitto, spingiamo più che possiamo. E apriamo le braccia. Ok. Piano piano andiamo a portare in avanti la schiena, fin dove arriva. Le gambe, vedete, non ho la massima apertura, comode. Piano piano scendiamo, fin dove arriviamo. Accompagniamo questa sensazione della schiena che tira, delle gambe che tirano, con la respirazione. Rilassate il vostro corpo, anche se lo so che lo rilasserete poi dopo meglio sul divano, però provate adesso. Con la respirazione abbandonate la testa, abbandonate il peso della schiena. Fate in modo che la respirazione vi consenti di scendere un pochino di più ogni volta. Lentamente, con movimenti proprio soft, piano, fluidi, ci portiamo le spalle verso la gamba sinistra, lasciando andare sempre più bene la testa, rilassatela davvero, Molto spesso pensiamo di avere il collo giù e invece non lo abbiamo. Ancora respiriamo profondamente, senza fare nulla, solo abbandonando il peso della testa e della schiena. Piano piano ritorniamo al centro. Sicuramente sono certa che siete scese molto di più e andiamo a sinistra. Di nuovo al centro. Vedete che sono certa anche qui che siete scese molto di più che rispetto all'inizio. Piano piano risaliamo. E voilà! Adesso immaginiamo di essere tipo un ragnetto, quindi pieghiamo le ginocchia e cerchiamo di tenere tutto il piede a terra. Quindi quindi le mani sono dietro, i piedi è come se fossero incollati a terra perché non dovrebbero spostarsi. Portiamo solo un ginocchio a terra e lo rialziamo, cercando adesso di spingere davvero le due ginocchia dietro il più possibile e l'altro. Inspira. Espira, scendi giù con l'anca. Si sente? Si sente molto qui. Inspira.
Espira, proprio nell'inserzione tra il femore e l'anca c'è un bellissimo, una bellissima sensazione, un bellissimo stretch. Creiamo spazio, quello spazio che negli anni, nel tempo, tende a chiudersi e quindi a rigidirsi, a non fluire bene e quindi a sollecitare molto di più la colonna vertebrale, anche solo in una camminata. Quindi svincoliamo bene le nostre gambe dalle anche e ritorna. O un po' più veloce. Giù. A. Giù. A. Giù. A. Giù. A. Ultimi due. Giù. A. Giù. E stop. Bene. Chiudiamo le gambe e andiamo un pochino a sbattere. Portiamo sulle braccia, inspiriamo, spingiamo bene fuori i talloni, più possibile, allunghiamo la schiena, scendiamo e una volta giù, fuori l'aria sulla destra. Spingi il petto verso le tibie, apri bene le spalle, mettendo le mani oltre la pianta del piede e scendi giù. Nuovo schiena rotonda. Cercati proprio, talmente i talloni sono spinti che si sollevano da terra, superi la zona lombare e giù. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Ancora. Senti bene i polpacci che tirano, la schiena che inizia a lavorare. Bellaggi. Si è ribellato qualcuno col microfono. E giù. Spingi, spingi, spingi. Giù. E a petto in alto. E giù. Petto in alto, rilassiamo giù la schiena un momento. Con la mano destra prendiamo il bordo del piede sinistro, la parte esterna, e andiamo a portare il busto a ruotare dietro di noi, aprendo il braccio, facendogli fare un bel cerchio grande in alto, scendiamo. Cambiamo braccio. Ruotiamo il braccio dietro, gli facciamo fare un grande cerchio. Il petto vuole salire insieme alla mano. Braccio più su che possiamo. E giù. Inspiro. Espiro. Ci sarà un punto in cui viene da piegare il gomito e voi è proprio là che dovete spingere di più. Inspira. Fuori. Inspira. E rilascia. Apri il petto, ruota il busto, guarda su. E giù ancora. Movimenti dolci, gentili, guidati dalla fluidità. E giù. Risaliamo una vertebra dopo l'altra, lentamente. Bene, diciamo che siamo più che calde adesso. Pallone. Tra le ginocchia vado proprio a cercare di chiuderlo, di strizzarlo il più possibile,
A volte, se avete dei palloni molto duri, l'importante è che sentiate attivare bene tutta la parte dell'interno coscia. Quindi ovviamente non si, pallone troppo duro non si metterà, non diventerà ovale. Quello abbastanza duro ma un po' morbido, leggermente cambierà la forma. Andiamo tenendo la pressione delle ginocchia dentro al pallone, scendiamo srotolando la schiena. Se ho dolore alla schiena vado ancora più lenta e cerco davvero di non lavorare sul dolore. Appena sento il dolorino è il punto di ritorno. Risaliamo e addrizziamo la schiena. Chi non ha problemi, invece, schiacciando sempre il pallone, scende completamente giù, ma prima appoggiando le spalle, poi la testa, risaliamo. La salita non ha la schiena piatta, ma ha la schiena sempre rotonda, quindi deve essere fluida come la discesa. Cercate di creare il movimento rotondo per salire. Anch'io salirei più con meno fatica se usassi la schiena piatta. Invece proprio voglio staccare una vertebra dopo l'altra. Addrizzo la schiena, fuori aria. Metto in fuori, gomiti aperti. Meglio in diagonale, forse mi vedete meglio. Quindi, gomiti belli aperti e vado giù. Fuori aria e su. Apro i gomiti, spingo il petto su, addrizzo la schiena, metto un pochino che sale. Schiaccia il pallone davvero. Fuori l'aria. Ultimi due, scendi piano piano. Fuori l'aria, sali. Apri il petto. E di nuovo giù, rotonde. Prendiamo il pallone. Stiamo schiacciando il pallone tra le braccia tese. Stiamo, rotonda la schiena, stiamo. Ombelico più dentro possibile. E giù. Bene. Sembrava, che non stessimo lavorando prima. No, no, adesso vi faccio sudare per bene. Allora, le braccia tengono il pallone, le braccia sono tese, pallone più che altro sul metacarpo, questa zona tra il polso e la mano. Le spalle sono bene lontane dalle orecchie e vado a stendere tutte e due le gambe in alto. Quindi la palla la teniamo pressata e pieghiamo solo una gamba. E poi l'altra. La zona lombare, tutta la schiena deve essere attaccatissima al vostro tappetino. Non si deve mai staccare, l'ombelico è costantemente tirato in dentro verso la colonna vertebrale. Più veloce le gambe. Pressiamo la palla che rimane proprio sopra lo sterno, vedete? Pressiamo così tutti i muscoli si rinforzano insieme. Le ginocchia si sfiorano quando cambio. Rilasso, gambe al petto, un bel respiro, un altro, e adesso braccia sempre in alto, presso il pallone, devo proprio anche sentire bene i pettorali che lavorano,
una gamba scende, poi sale e l'altra. Pressate il pallone, non ve lo dimenticate. Non lo tenete solo come ornamento, eh? Dici quanto è bello! Tra poco gioco! È un'illusione, ma voi lo dovete usare davvero, eh? Più rapide! Rilasso, gambe al petto, sempre la zona lombare, tutta la schiena attaccata al tappetino. Il motivo per cui siamo sdraiate è assolutamente questo, che dobbiamo andare a rinforzare tutti i nostri muscoli della schiena nella corretta postura, bella dritta, più possibile. E il pavimento ci serve proprio come attrezzo. Pallone tra le caviglie, siamo pronte a portare le braccia lungo i fianchi, mettete un cuscino sotto la testa se sentite che la testa va troppo in giù rispetto alle vostre spalle. E stendiamo a 45 gradi le gambe, ovviamente, forte le costole dentro, forte l'ombelico e ritorniamo. Inspira, espira. Le gambe sono a 45 gradi, ma mano a mano che le stendete, controllate la vostra schiena, mi raccomando, non si deve staccare. Se si stacca, le portate un po' più al soffitto o stendete di meno le ginocchia. Schiacciate la palla davvero. E rilassiamo, gambe al petto, tira un pochino, le ginocchia a te. Di nuovo palla tra le mani, stendi le gambe e una gamba da due calcetti al pallone, senza spostarlo. La testa e le spalle, se non abbiamo particolari dolori al collo, si alzano, mento proprio agganciato al petto. Due colpetti, uno, due. Spingi la palla. E solo uno. Gambe al petto, riposa. Prima le gambe al petto sempre e poi testa giù. Oh! Poggiamo un momento la palla, non ci serve per un momento. Apriamo le braccia a T, devo tirare su, quindi bene le braccia e andiamo a portare lentamente tutte e due le gambe a sinistra fuori l'aria. Adesso mentre le riporti, se sei riuscita a toccare il pavimento bene, ma mentre le riporti al centro inspiri tutte e due le gambe a destra.
Inspira. Fuori l'aria a sinistra. Inspira. Destra. Inspira. E fuori l'aria. Massaggiamo i reni, la schiena, tutti gli organi interni li strizziamo come se fossero delle spugne, li massaggiamo. Il petto si apre, le spalle devono rimanere a terra. Stendi le gambe in alto, divaricale completamente e con un applauso lascia aprire le gambe, chiudile con vigore. Wow, good, molto vigore questo. Inspira, apri, espira, chiudi. Porta le braccia lungo i fianchi e continua. Rilassa le gambe al petto. Un bel respiro profondo e stendi una gamba giù, chiedine un al petto, stendiamola al soffitto, se non riesci a stenderla piega quella sotto un po', piega un pochino e stendi, piego, stretch, piega, point, stretch, piega i gomiti in fuori per tirare la gamba, lascia le spalle a terra. Afferra il piede con la mano opposta nella parte interna e cerca di portare la gamba un po' a incrociarsi. Portala verso la spalla opposta fino ad alzare il gluteo. Cerca di tenere il ginocchio davvero teso e ritorna. Ancora. Ritorna al centro, l'ultimo. Piega la gamba e cambiamo al petto. Stendiamo. Inspiro, stendo, inspiro, stendo, tiro con le braccia piegate, se ho bisogno per stendere la gamba sopra piego quella sotto, ma tiro con le braccia forti. Afferro la pianta con la mano opposta, inspiro e piano piano porto la gamba verso la spalla opposta fino ad alzare il gluteo. Inspira, torna. Sicuramente anche a me succede, il ginocchio si vuole piegare, cercate di spingere, se non spingete non succede. E fuori l'ultima volta. E ritorno. Piega la gamba, il petto. Ok. Adesso
Ricordate, non è che chi ha un dolore alla schiena non può fare questi esercizi, può fare, ma il dolore è sempre il nostro termometro, cioè se abbiamo dolore, se quel movimento ci fa dolore, vuol dire che non è buono per il nostro corpo. Vi consiglio, se avete qualche dolorino, di fare movimenti fluidi in modo tale che il corpo ha il tempo di avvisarvi, ma sono esercizi che potete fare mantenendo le gambe un po' più verso il soffitto, non scenderete troppo in basso verso terra con le gambe, mi raccomando. Allora, ci mettiamo sdraiate, alziamo un po' il bacino fino a mettere il pallone dietro ai reni, proprio dove c'è l'attaccatura del pantalone, no? Proprio in quella zona. Le mani lo vanno ad afferrare così non si sposterà più. E già questa è una posizione molto piacevole di scarico della schiena. Ora però andiamo a lavorare. Andiamo a stendere una sola gamba e cambio. Una piegata al petto e una stende. Dobbiamo provare a non muoverci dalla palla, non farla dondolare. Fare il movimento e, grazie all'ombelico contenuto costantemente, possiamo non far muovere la palla. Tutte e due le gambe insieme si stendono e si ripiegano. Portate le gambe un po' più al soffitto se avete dolore alla schiena, altrimenti provate a scendere un po' con le gambe. E disegnate una linea con i talloni, una linea che rispetta la vostra linea del naso, sia quando stendete le gambe che quando piegate. Più veloce. Stendi, piega, stendi davvero, se non hai problemi alla schiena, stendi. Rimani a gambe tese e disegna dei cerchi, uno, lascia le tue anche morbide. Riunisci sempre i talloni, unisco. Le anche, le rotole guardano le diagonali della stanza, quindi ho i piedi leggermente, le anche leggermente ruotate. Contrari i cerchi, uno, due, quattro, cinque, cambio, uno, due, tre, quattro, cinque, cambio, uno, due, tre, quattro, cinque, rilassa le gambe al petto, un bel respiro profondo, stendi le gambe e come una camminata sul posto, il goal rimane sempre quello di non far ballare la palla. Le rotule delle ginocchia guardano sempre un pochino in fuori. Inspira quando scendi. Strizza i glutei un po' e espira salendo. Ritorna gambe al petto.
Rilassa completamente. Stendi di nuovo le gambe, o sempre un po' verso il soffitto se hai dolore alla schiena. Sui talloni si toccano, le punte dei piedi no, e vado a sbattere i talloni tra loro, tenendo i glutei contratti. Rilassa. Un'altra volta questo, forza! Dai donne, so che brucia, Forza! Strizzate di più! Rilassa. Stendi le gambe e facciamo una bella bicicletta. Guardatemi bene, è come se io il sedino l'avessi altissimo, perché la pedalata è veramente ampia, più ampia che potete. Sentite sempre l'ombelico tenuto, non lo dovete mai lasciare. Più veloce, non sarà facile non far dondolare la palla. Grazie all'ombelico tenuto non dondolerà, è l'unica strada. Non è che cercate altri, non fate delle fossette, non fate una buca nel pavimento per tenere il pallone fermo. Usate la pancia, forza, grande e rapido. Più rapido ancora. Andiamo in bicicletta al contrario, la grandissima. Rilassiamo gambe al petto. Piano piano andate a stendere le gambe dietro la testa fin dove riuscite. Può darsi che le vostre gambe non si stendano completamente, non importa. Flex, point. Flex, point. Cerchietti con le caviglie. Al contrario. Una gamba scende giù e una rimane verso di voi. Stendete bene le ginocchia, più che potete. Uno, due, tre. E cambio. Spingete bene il tallone fuori della gamba in alto, la punta lontana del piede in basso. E uno, due, tre, cambio.
1, 2, 3, cambio. Fuori l'aria, tutta fuori, spingi il tallone, gambe proprio parallele. E diretti, 1, 2, cambio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e singolo. Ombelico, me lo ricordo. Ancora! Rilassa le gambe, non piegate, ma così, un po' appese. E circolare bene il sangue. Divaricale. Piega un pochino le ginocchia. Sentirai ancora di più le anche, non ti spaventare. In questi movimenti così fluidi, se tira tanto, non vi farete mai male. Piano piano, non vi spaventate, fate tirare bene l'interno coscia, le anche. E rilassiamo, gambe al petto, e andiamo a togliere la palla e lasciamo cadere giù la schiena e stiamo ferme, vi prego, ferme in questo momento importante, con le gambe piegate. Godetevi questa meravigliosa sensazione della schiena. Respirate profondamente. Adesso, molto importante, caliamo su un fianco e ci tiriamo su, in questo modo, non in altri. Bene. Super palla, quanto ti piace la palla, quanto mi piace. Anche a me piace molto in realtà, solo che è un surrogato la palla di un attrezzo che abbiamo nel Pilates, che è lo small barrel. Ma diciamo un altro surrogato è il foam roller, che mi piacerebbe che voi poteste prendere e comprare. Si chiama foam roller, come spugna. Ok. Spero la vostra schiena sia più leggera, almeno di una decina di chili. Desiderio di farvi lavorare ancora un po' le braccia. E stavo giusto pensando a come, ma io direi una cosa semplice oggi. Ci mettiamo nella posizione di quadrupedia, a
allontaniamo le ginocchia in modo tale da poter poi sollevare le tibie e quindi formare una diagonale dalle ginocchia alle anche, aspettate un momento di qua, ginocchia fino, scusate, alle anche, sì, e alle ascelle, quindi tutta una linea più semplice. Chi lo vuole fare un pochino più difficile, su, e pieghiamo i gomiti in dentro, stendiamo anche poco, ma senza muovere le spalle. Portiamo il bacino in alto, lasciamo le mani dove sono, chi aveva le gambe tese si solleva, piegate, scusate, si solleva. E di nuovo, stesso esercizio, 1, 2, 3 e torna su. Vedete, io non scendo tanto perché non voglio muovere le spalle, le voglio tenere bene ferme. E l'ultima volta, 1, 2, 3 e su. Avviciniamo i piedi alle mani. Abbandoniamo la schiena giù. Allontaniamo le mani il più possibile. Se non tocchiamo il pavimento, va bene dove arrivate, anche a toccare le ginocchia o le tibie. E addrizziamo un po' la schiena, appiattiamola. E lasciamola di nuovo andare, tenendo le mani lontanissime se possiamo, o sulle tibie o sulle ginocchia se non ci arriviamo a terra. Alziamo la schiena, spingiamo gli ischi in alto, inspiriamo ed espiriamo. Pieghiamo leggermente le ginocchia per ritornare una vertebra dopo l'altra e non vi fermate alle spalle finché non finite il movimento con la destra. Non è finito l'esercizio. Mi vedete più? Voilà, grazie! Grazie, abbiamo finito anche per oggi questa lezione di Pilates con il pallone. Spero vi sia piaciuta, spero vi sentiate molto molto meglio. E stiamo procedendo passo passo a un allenamento sempre un pochino anche più, più completo, ma non vi preoccupate, anche per chi poi sta arrivando, arriverà, c'è sempre la possibilità di modificare gli esercizi come avete visto. Adesso vengo da voi. Bene, bella sudata, wow! Grazie Sabrina, grazie mille, grazie, queste allieve super, super fedelissime, super costanti e tenaci, va veramente tutta la mia stima, bravissime. Mi sentirei da sola senza di voi ormai. Grazie infinite donne, ci vediamo mercoledì, va bene. Per la tua schiena eccezionale, grazie Marina, grazie a te per questo commento, mi fa molto molto piacere. Però come avete visto abbiamo introdotto stasera la palla, non abbiamo fatto il lavoro completo, piano piano. Siete lontane, ma non vi posso osservare,
ci tengo sempre tanto affinché lavoriate bene. Grazie per la palla. Grazie a tutte. Buona serata.